detto Dio scoppia, cioè proprio che ne so, l'istinto, no? Mi sono girata di scatto e ho cominciato a correre. E dopo ho sentito un calore forte, forte. Ci ha sbalzato via, siamo atterrati, io perlomeno sono atterrato in una palla di fuoco. Oltre la Salaria, per cui è una parallela. Ci siamo fermati perché io conosco i padroni dei Petti Rossi, i padroni dei benzinai, per vedere che cos'era che andava a fuoco. E non abbiamo fatto il tempo neanche a fare retromarcia e riandarcene, che è successo subito. Io sono atterrato, non ci ha sbalzato via, siamo atterrati. Io perlomeno sono atterrato in una palla di fuoco. C'era un giubbotto che mi prendeva in fiamme e me lo so tolto. Per tirarmi su ho dovuto mettere le mani in mezzo ai carboni. E stavamo io e mamma, cioè io ho staccato dal lavoro, ho lasciato perdere perché mamma mi ha telefonato disperata. Qua è successo un casino, quindi sono partita. Ho parcheggiato la macchina a casa, sono arrivata lì con mamma. Tempo di arrivare lì a vedere, ho sentito quando ho sentito ho detto Dio scoppia, cioè proprio che ne so, l'istinto, no? Mi sono girata di scatto e ho cominciato a correre e dopo ho sentito un calore forte forte, perché si è fuoco il giacchetto, mi sono levata il giacchetto, poi sentivo che mamma non stava più vicino a me, mi sono ritrovata davanti in mezzo alla Salaria Vecchia, proprio nel mezzo strada. E papà che mi diceva, dove è stato male? Allora io di corsa sono arrivata lì in quella nebbia, c'era la nebbia nel terreno e ho visto mamma che si stava a rialzare, allora sono andata là però non ce la faceva. Allora ho chiesto aiuto, è venuto papà e l'abbiamo rialzata e l'abbiamo messa in macchina di un amico nostro che stava lì.